Per anni ci siamo forzati a fare colazione al mattino perché, come si dice, è il pasto più importante della giornata, salvo poi renderci conto tanti anni dopo che non avevamo fame. Ciao e bentornato nel canale YouTube Il Giardino. Io sono Giulia e in questo canale, insieme a Diego, ci occupiamo di salute e benessere, di alimentazione, di sostenibilità e di buone pratiche di vita. Oh, oggi parliamo di colazione, breve video di approfondimento sul perché non facciamo colazione. Se ci segui già da un po', avrai visto in alcuni video precedenti che diciamo di non fare colazione al mattino, ma io in modo particolare di limitarci a bere un pochino di acqua e limone. E se proprio dovesse venirci fame nel corso della mattinata, mangiamo al limite un frutto. Però ecco, la norma per noi è non fare colazione. Ma perché mai non fare colazione se appunto la colazione è notoriamente il pasto più importante della giornata? L'argomento merita, dal nostro punto di vista, un po' di approfondimento. Allora, partiamo dal raccontarvi come siamo arrivati un po' a non fare colazione. Allora, entrambi non siamo stati mai dei gran mangiatori alla mattina. Io mi ricordo che fin da bambina mi dovevo proprio forzare a mangiare quei due biscotti prima di uscire di casa per andare a scuola, perché proprio non avevo appetito, il mio stomaco era ancora chiuso al mattino. Però mi forzavo, e così anche Diego, perché appunto le famiglie magari insistono, perché è importante per avere le energie per affrontare la giornata e tutti quei discorsi che sicuramente anche tu conosci e hai sentito tante volte. Quindi ci siamo sempre un pochino forzati. E io mi ricordo il punto di cambiamento per me è stato quando ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a lavorare dopo l'università e mi dovevo alzare già molto presto e mi dovevo alzare ancora prima per fare quella colazione che non mi andava di fare. A un certo punto allora mi sono detta, ascolta, sai cosa c'è che sto un quarto d'ora di più a letto? Prova a non farla sta colazione e vediamo come va. Ecco, da lì non ho più cambiato, nel senso che poi alla fine mi sono resa conto che effettivamente il mio corpo non richiedeva quel cibo in quella fase della giornata e quindi perché darglielo? Quindi tutto è nato un pochino proprio da un'esigenza di dormire di più per quanto mi riguarda e da un non sentire appetito. Però poi negli anni abbiamo capito che c'erano anche delle motivazioni importanti, no? Dietro a questo tipo di abitudine, che oggi appunto vorrei condividere. Non per dire che anche tu devi fare così, ma semplicemente per condividere qualche elemento di riflessione e che ci può essere utile per magari impostare un pochino la nostra alimentazione nei vari momenti della nostra giornata. Allora, quali sono questi elementi? Il primo elemento fondamentale è il tema dei cicli circadiani. A questo tema abbiamo già dedicato un video che ti lascio se lo vuoi andare a vedere. È un tema molto sconosciuto e di cosa si tratta? Non sto a entrare troppo nel dettaglio perché appunto abbiamo già fatto questo video, però in soldoni si tratta di cicli della durata rispettivamente di 8 ore che si susseguono nell'arco di ogni giornata e che riguardano delle fasi di gestione del cibo all'interno del nostro corpo. Sono quindi tre fasi che si susseguono nel corso di ogni giornata e in ciascuna fase il corpo si focalizza su un particolare aspetto legato alla gestione del cibo. Abbiamo il ciclo di appropriazione, il ciclo di assimilazione e il ciclo di eliminazione. Ora, ai fini del nostro discorso sulla colazione, ci interessa solo uno di questi, che è il ciclo di eliminazione. Il ciclo di eliminazione ha come focus quello di eliminare dal corpo, di espellere dal corpo gli scarti di tutti i nostri processi, della nostra alimentazione, perché chiaramente noi ci nutriamo di alimenti che vengono sì assimilati, ma ci sono anche degli scarti da questi processi, che risultano da questi processi. Quindi l'eliminazione è la fase in cui tutto questo viene eliminato ed è quindi una fase in cui è importante dare al corpo la possibilità di fare questo senza distoglierlo con altri lavori, come per esempio la digestione, che invece è propria delle altre fasi, diciamo. E nella fase di eliminazione invece è meglio che il corpo non sia impegnato in un lavoro di digestione. Perché? Perché
la digestione, che richiede tante energie, distoglierebbe il corpo dall'eliminazione, portandolo su altro, a focalizzarsi su altro. L'eliminazione, quando avviene? Qual è il momento in cui avviene questa eliminazione? Tendenzialmente dalle 4 di notte fino a mezzogiorno. Oh, c'è di mezzo la mattina. Vuol dire che durante le ore in cui siamo soliti fare colazione è in corso proprio questo lavoro di eliminazione da parte del corpo. Cosa vuol dire questo? Che noi facendo colazione gli andiamo a rompere le uova nel paniere. Significa che tutto quello che noi mangiamo nell'arco di queste ore, quindi dalle 4 di notte fino a mezzogiorno, è un qualcosa che appesantisce il corpo e che gli toglie quelle energie che invece dovrebbe dedicare al lavoro di eliminazione. Il lavoro di eliminazione è importantissimo, perché? Perché permette la rigenerazione quotidiana di tutte le nostre cellule, di tutti i nostri tessuti. È un compito fondamentale che il corpo deve sempre poter svolgere se vogliamo funzionare al meglio, se vogliamo stare bene, stare in salute. E lo vediamo attuarsi tutte le mattine non appena ci svegliamo, quando abbiamo magari l'alito pesante, quella patina bianca sulla lingua, le caccoline negli occhi, tutti questi sintomi, questi indicatori appunto che ci dicono che c'è un lavoro di pulizia in corso, c'è un lavoro di eliminazione, di fuoriuscita, di scarti, di tossine che ci coinvolge un pochino tutti. Ed è un lavoro importantissimo, perché se il corpo, pensate che ogni giorno il corpo dedica tutte queste ore a questo lavoro di pulizia, di eliminazione. E per fortuna, perché se così non fosse, il nostro corpo alla lunga diventerebbe una vera e propria discarica. Sarebbe come dire: non pulisco, non faccio le pulizie quotidiane in casa, le faccio una volta all'anno. Sì, ma a quella volta all'anno come ci arrivo? Cioè ci arrivo che sono una discarica, appunto, no? E devo lavorare tantissimo per rimettere in sesto il tutto. Invece questa pulizia quotidiana e costante del nostro corpo è importantissima. Il problema se mangiamo qual è? È che, come dicevo prima, queste due cose insieme è difficile farle per il corpo. Perché? Perché la digestione richiede molte energie, è molto dispendiosa a livello energetico, e ne è prova il fatto che soprattutto dopo un lauto pasto, dopo un pasto bello abbondante, ci viene sonno, siamo stanchi, abbiamo bisogno di riposare. Perché? Perché il corpo ci mette un po' a riposo in modo da poter lavorare su questo aspetto qui, no? Quindi vediamo proprio che la digestione ci appesantisce, no? Cioè c'è proprio un lavoro, ci sono dei lavori in corso impegnativi. E questo esempio ci aiuta anche a capire perché non è vero il mito per cui mangiando prendiamo energie, che è poi un po' all'origine di questa idea che la colazione sia il pasto principale della giornata, no? Ci si dice, da bambini ce lo siamo sentiti dire migliaia di volte, io almeno sì, che devi mangiare qualcosa prima di andare a scuola, perché sennò dove le prendi le energie per fare tutto quello che devi fare? Ecco, non è vero, nel senso, di per sé in teoria ci può anche stare questo discorso, però poi nella pratica, no? E soprattutto se mangiamo determinati tipi di cibo, di cibi che sono quelli classici della colazione, quindi biscotti, la torta, la merendina, latte e cereali, fette biscottate, eccetera, eccetera, in realtà quelle energie che teoricamente questi cibi ci dovrebbero dare, in realtà ce le tolgono. Perché? Come dicevo prima, perché dopo ci danno tante energie, ma tante energie anche ci richiedono per essere digeriti. Quindi di fatto andiamo in deficit di energie. Invece non mangiando si sta da Dio, sinceramente. Magari all'inizio bisogna un po' abituarsi, per me no, nel senso che io appunto non avevo fame, quindi non è stato difficile. Per uno che magari invece deve fare un cambiamento, ci vuole un po' per abituarsi, però in realtà assolutamente non c'è questa mancanza di energie, assolutamente. Noi arriviamo all'ora di pranzo e anche oltre senza nessun problema, tante volte pranziamo anche tardi, oppure Diego lavora e poi va nel campo e mangia, non so, alle 4 del pomeriggio, non c'è assolutamente questa mancanza di energia. E veramente mi viene da dire che tante volte mangiamo più per abitudine che per vera necessità, ma questo vale non solo per la colazione, forse, ma per tanti dei nostri pasti, no? Viviamo proprio in un'epoca di abbondanza estrema da questo punto di vista, mentre il corpo umano è
preparato a sostenere anche periodi lunghi di restrizione da questo punto di vista, no? Storicamente non è che l'uomo trovava cibo ovunque si girasse, non aveva il frigorifero, non aveva la dispensa, quindi si doveva procurare tutto ciò che di cui poi si nutriva, no? Quindi c'erano sicuramente periodi in cui lo trovava più facilmente e altri meno. Quindi il corpo umano è proprio pensato per saper resistere e reggere anche a lunghi periodi di carenza, se vogliamo. Quindi la paura di non assumere abbastanza cibo non ci deve proprio essere, perché non esiste, anzi, semmai c'è il rischio contrario, che ne assumiamo troppo di cibo. Nella nostra società non c'è un'epidemia di magri, ma un'epidemia di obesi, delle due, quindi non c'è questa paura, questo rischio, ecco. Quindi insomma, io ho chiacchierato un po' così a random, questo video l'ho fatto un po' così, chiedo scusa, ma sono reduce da una bella influenza e insomma non ho avuto l'energia di mettermi lì a studiarmi chissà che cosa, ma avevo proprio voglia di chiacchierare un po' su questo tema, che era un po' che avevo lì in mente di trattare. Quindi, ricapitolando, non fare colazione perché? Primo motivo, perché prova ad ascoltarti veramente, ce l'hai quella fame o è forse più un'abitudine? E quindi, primo motivo, per noi non abbiamo fame. E secondo motivo, perché ci teniamo a lasciare al nostro corpo quelle ore da dedicare al lavoro di eliminazione delle tossine, quindi fino al mezzogiorno, fino all'ora di pranzo, e a non rompere, diciamo così, questa sua concentrazione, no, su questo compito. E tre, questo discorso delle energie, perché di fatto non mangiando siamo più energici, siamo più svegli, subito reattivi, lucidi e produttivi per tutta la mattinata senza alcun tipo di difficoltà, di problema. E quindi questi sono un po' i tre motivi. Se però proprio ci viene fame, o se tu proprio senti che però questa fame c'è al mattino, che cosa si può fare per tenere il piede un po' in due scarpe, tenere su entrambe queste esigenze, no? Si può innanzitutto bere la famosa acqua e limone appena svegli, che questa la consigliamo sempre perché è veramente un toccasana. Quindi appena sveglio puoi bere il succo di mezzo limone spremuto in un bicchiere d'acqua tiepida e te lo bevi, e questo fa benissimo e ti idrata anche, quindi già così partiamo bene. E quello che puoi fare poi, se ti viene fame nel corso della mattinata, è mangiare della frutta. Perché la frutta? Perché la frutta è un alimento con un contenuto di acqua molto elevato, è molto acquosa, e quindi diciamo che non interferisce più di tanto con il processo di eliminazione. Tu immaginati di lavare l'auto, no? Se la lavi con l'acqua, benissimo, no? Se invece prendi una fetta biscottata con la marmellata spalmata sopra e provi a pulire l'auto, cosa viene fuori? Viene fuori uno schifo. Ecco, dentro il nostro corpo accade esattamente la stessa cosa. Cioè, se noi mangiamo degli alimenti molto acquosi, non interferiamo particolarmente col lavoro di pulizia interna. Se mangiamo invece alimenti molto densi, molto concentrati, che richiedono un grosso lavorio digestivo, andiamo a interferire pesantemente. Quindi quello che puoi fare è provare a introdurre della frutta, quindi a mangiare della frutta preferibilmente molto acquosa. Ecco, evita magari la banana, i datteri o la frutta essiccata, che non contiene acqua fra l'altro, ma preferisci magari la mela, in questa stagione gli agrumi, le pere, d'estate le pesche, i meloni, i cocomeri. Insomma, può andare bene praticamente tutta la frutta, ad eccezione di quella che ho detto prima, insomma. E in questo modo ti sazi anche a lungo, mangiane pure finché te ne va, però non permetti al corpo di continuare a lavorare in maniera pressoché indisturbata, perché appunto la digestione di questi alimenti è molto molto veloce. Direi basta.
E ovviamente se la frutta mangiata così ti piace benissimo, se non ti fa impazzire puoi elaborarla in forme che ti piacciono di più, puoi fare un semplice frullato, puoi fare un estratto, puoi fare una macedonia, al limite te lo puoi preparare la sera prima in modo da averlo già pronto al mattino. Insomma, si possono fare tante cose e dopo tocca a te, insomma, provare a trovare le soluzioni che più ti si adattano. E beh, io pensavo di parlare 3 minuti, ne ho parlati quasi 18, benissimo. Vabbè, mi faccio un po' prendere. Niente, io spero di aver fatto un discorso chiaro. Magari fammelo sapere nei commenti se si è capito quello che volevo dire. Se hai qualche osservazione o qualche condivisione da fare, magari se tu fai oppure no colazione, cosa mangi, come la vedi su questo tema, mi farebbe molto piacere leggerti. E ti ricordo che se vuoi sostenerci, ci fai un grande favore a iscriverti al canale. Ti basta cliccare qua sotto sul bottone iscriviti e poi attivare la campanella in modo da venire avvisato ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. In questo modo, con un semplice gesto che a te non costa nulla, fai tanto per noi perché ci aiuti a crescere e sostieni il nostro lavoro, insomma, che ci piace tanto e ci impegniamo. Nella descrizione trovi anche tutti i nostri contatti, tutti i nostri recapiti, pagina Facebook, canale Telegram, eccetera, eccetera. E per contattarci e per andare un pochino a seguire il nostro mondo e le nostre iniziative. Bene, allora io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!